che poi alla fine ha determinato il risultato. Sì, beh, credo che oggi non abbiamo fatto un'ottima prestazione, anzi ci sono tante cose da rivedere e durante la settimana dobbiamo cercare di migliorarle per farci trovare al meglio per l'inizio del campionato. L'impressione è che ci sia anche una condizione atletica ancora approssimativa, non so se siete imballati o meno, però insomma nel primo tempo il Forlì ha fatto un po' quello che voleva. Ma credo che la condizione atletica pian piano vada migliorando, adesso abbiamo ancora 2 settimane per prepararci al meglio per la prima di campionato, però ripeto, oggi la prestazione non è stata delle migliori e ci sarà tanto da lavorare, ma meglio sbagliare le partite oggi piuttosto che farci trovare impreparati per la partenza. Hai detto giustamente, sono partite che non contano, però insomma 2 indizi fanno già una prova, quanto c'è da preoccuparsi? Ma preoccuparsi direi di no, perché comunque siamo all'inizio, la squadra è nuova, quindi bisogna trovare le giuste distanze, le giuste cose tra i vari reparti, i vari compagni che non hanno mai giocato insieme. Quindi parlare di preoccupazione non penso e non ne voglio neanche parlare, però credo che comunque sono piccoli campanelli che ti devono un attimo fare addrizzare le orecchie e cercare di andare a migliorare quelle cose che si sono sbagliate sia le partite precedenti che oggi per cercare, ripeto, di farsi trovare pronti per la prima di campionato. Secondo te dove si può migliorare maggiormente? Ma credo che in ogni reparto bisogna migliorare, a partire dalla difesa fino ad arrivare agli attaccanti, perché comunque il gioco non è ancora quello che proviamo e quello che vogliamo, quindi sicuramente sarà da migliorare in tutti i reparti per trovare le giuste distanze e poi farsi trovare pronti. 2 settimane dall'inizio del campionato, sono tante o sono poche? Ma credo che sia il giusto per rimediare a tutti gli errori che si è commessi e cercare di trovare un'identità di gioco e di squadra. Quindi abbiamo tutto il tempo, ripeto, è uno schiaffo che fa male perché comunque ci tenevamo a far bene, però siamo ancora in tempo per migliorare gli errori. Giovedì sono stati resi noti i gironi, ti chiedo un commento al raggruppamento in cui è stato inserito il Modena. Ma bene o male ce l'aspettavamo, il raggruppamento, forse ci poteva essere il Cesena, cosa che invece non c'è stata, quindi da quel lato forse ci è andata bene, però comunque non è un girone facile, avremo tante squadre che sono state costruite per fare bene, per provare a vincere il campionato, quindi è un girone che noi dovremo cercare di interpretare nel migliore dei modi, sin dalla prima giornata, sperando di non essere quelli di oggi. Sarà Reggio Audace che tra l'altro continua a vincere, la vostra rivale più pericolosa secondo te? Ma sai, la Reggiana comunque, la Reggio Audace come si chiama adesso, anche loro puntano a tornare nel calcio che conta, quindi sicuramente ce la metteranno tutta per provare a vincere il campionato come ce la metteremo noi, quindi sarà un bel campionato, una bella battaglia, però ripeto, adesso è presto parlare di queste cose qua e cercheremo di farci trovare pronti per la prima di campionato. Di fronte a questa sconfitta, a questa prestazione, ti chiedo quando sei preoccupato. Ma più che preoccupato sono arrabbiato, perché soprattutto nella prima parte c'è stato un atteggiamento che non mi è piaciuto e quindi è chiaro che la responsabilità è mia, me la prendo tutta. Ho provato a fare alcune variazioni, ho provato a vedere alcune cose, però adesso comincerò a stringere il cerchio, nel senso che adesso in questo momento qui dobbiamo cominciare a vedere effettivamente quella che è la realtà di quello che poi sarà il campionato, perché questa sconfitta è chiaro che fa riflettere, mi amareggia e mi fa incazzare molto, scusate il termine. Più che altro proprio per l'atteggiamento. Hai detto atteggiamento sbagliato, l'approccio primo tempo completamente in mano al Forlì, poi nel secondo tempo hai cambiato completamente squadra, c'è stato anche il campo, insomma giustificazioni potrebbero essercene, però come dicevo preoccupa soprattutto il modo con cui la formazione ha approcciato l'incontro. Ma preoccupa, è chiaro che quando perdite a zero c'è da preoccuparsi, da riflettere, però c'è da lavorare, perché è l'unica maniera che abbiamo per cercare di migliorare soprattutto l'atteggiamento, visto che oggi è stato quello che un po' mi ha deluso, è il lavoro attraverso l'allenamento. Ti chiedo anche della condizione atletica, perché troppo spesso forse il Forlì è arrivato primo sul pallone. Ma no, io nella seconda parte ho visto un Modena che ha spinto, è arrivato bene a contrasto, sai, quando sei in vantaggio e ti chiudi è chiaro che poi ti offri la possibilità alle ripartenze loro. Abbiamo creato soprattutto nella seconda parte, purtroppo poi se non capitalizzi le occasioni che hai dobbiamo fare in fretta a essere un po' più cinici su questo.
è cambiato tanto anche il modulo, hai cambiato anche qualche giocatore, ad esempio Boldrini a centrocampo, quali sono state le risposte? Beh, è chiaro che sto facendo degli esperimenti, visto che a centrocampo eventualmente se ci dovesse mancare qualcuno, visto che Obeng era adesso è rientrato, però ha avuto un problema muscolare. Queste valutazioni mi sono utili proprio perché per il futuro, quello che sarà un po' poi la squadra che andrà ad affrontare il campionato. Un campionato che si avvicina a grandi passi, mancano 2 settimane, è meglio che ci sia ancora così tanto tempo per migliorare oppure vorresti affrontarlo subito? No, io vorrei affrontarlo subito perché sono convinto che poi i ragazzi la reazione l'hanno avuta, soprattutto nella seconda parte hanno capito che qualcosa non quadrava, già l'atteggiamento è stato diverso, già cambiare l'atteggiamento è un miglioramento importante, poi è chiaro che dobbiamo essere più bravi nel non cercare giocate fantasiose ma essere molto molto concreti. A fronte di questa prestazione chiederai qualche cosa, qualche ulteriore sforzo alla società, qualche giocatore in qualche ruolo? No, io in questo momento parlerò alla squadra, quello che mi interessa è questa squadra qui, quello che sarà poi eventualmente la possibilità di trovare delle soluzioni e ne parlerò sicuramente con la società, però in questo momento devo risolvere il problema e i problemi con quegli uomini che ho. Sei fiducioso? Io sono sempre fiducioso. Amichevole, tempo di esperimenti, si parlava di modulo, nuovi giocatori, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, quali sono le nostre possibilità? Ma che nella seconda parte abbiamo cercato anche attraverso un modulo diverso di proporre, si sono viste delle combinazioni, purtroppo non siamo stati bravi nel finalizzare, questa è un po' la pecca, ecco, poi non so se il gol era da annullare o meno, abbiamo preso un palo, una traversa, questo però è chiaro che l'atteggiamento iniziale è quello più importante, che non dobbiamo permetterci di essere così, tra virgolette, superficiali. Grazie.